cistica, ipoparatiroidismo, epidermiolisi bullosa, fibrosi polmonare idiopatica, immunodeficienze primitive, emofilia. Sono solo alcuni dei nomi delle oltre 6.000 malattie rare che colpiscono oltre 670.000 persone nel nostro paese. Di queste, l'80% è di origine genetica e spesso si tratta di patologie croniche e potenzialmente mortali. Solo 583 sono ufficialmente riconosciute in Italia e, nonostante i nuovi LEAN aggiungeranno altre 110, moltissime restano in un limbo che rende più difficile la diagnosi, la terapia e la cura dei pazienti. In Italia il 25% dei pazienti rari attende da 5 a 30 anni per ricevere conferma di una diagnosi. Uno su tre deve addirittura spostarsi in un'altra regione per averne una esatta. Oggi è una giornata mondiale dedicata in modo particolare alla ricerca, ricerca sui farmaci, ricerca delle cause, ricerca genetica, ricerca e sperimentazione delle terapie, nella diagnostica, nelle metodologie di assistenza. È necessario uno sforzo corale, tenendo sempre aperto il dialogo tra i grandi istituti di ricerca e i centri indipendenti, sollecitando le case farmaceutiche ad affrontare le patologie rare. In questi dieci anni molto è stato fatto per promuovere tavoli di lavoro, tenere alta l'attenzione su una tematica che deve essere considerata una priorità di sanità pubblica. La nostra Costituzione stabilisce, all'articolo 32, la tutela della salute come diritto fondamentale di ogni persona e come interesse dell'intera collettività. Si tratta di un diritto pieno, non comprimibile, che attiene alla dignità e alla libertà di ciascuno, tanto che quello stesso articolo prevede la garanzia delle cure per coloro che si trovano in condizioni di indigenza. Ed è proprio sull'importanza della ricerca scientifica che si focalizza con la Ricerca si può. La campagna di sensibilizzazione realizzata dalla Federazione Italiana Malattie Rare in occasione della decima edizione della Giornata delle Malattie. Quest'anno particolarmente significativa grazie all'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Eventi in oltre 70 città italiane, celebrazioni in 85 paesi a livello mondiale. Negli ultimi decenni le istituzioni italiane. E quelle europee hanno compiuto passi importanti per offrire ai pazienti una risposta integrata, capace di tenere insieme ricerca e assistenza, offrendo un accesso più esteso alle cure, a partire dall'istituzione nel 2001 della Rete Nazionale delle Malattie Rare per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia di queste affezioni l'intero circuito medico-pediatrico va coinvolto pienamente nel contrasto alle malattie rare, attuando lo screening prenatale, neonatale ed o definendo i casi in cui questo va svolto obbligatoriamente. Nell'insieme delle malattie rare, circa il 30% è rappresentato da patologie non diagnosticate. Il censimento di queste informità è fondamentale, anche ai fini del riconoscimento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Seconda economia del pianeta, generando il 22% della produzione mondiale, secondo maggiore esportatore ed importatore, primo per quanto riguarda i servizi, con un commercio estero pari a circa il 30% del commercio mondiale. Questi alcuni dei numeri che fanno dell'Europa uno dei principali attori del panorama internazionale. In Italia il 60% dei cittadini non ripone fiducia nell'Unione europea e il 64% dei cittadini a livello europeo non crede che ci possa essere un futuro positivo per l'UE. Un cittadino su due in Italia, Francia e Grecia giudica insufficiente l'operato dell'Unione fino ad oggi. La differenza di peso politico e la presenza di interessi divergenti tra Paesi dell'Unione europea è considerato il primo fattore di debolezza attuale e il primo fattore di rischio per il futuro dell'Unione europea. Ma allora oggi l'Unione può essere ancora considerata un'opportunità? La mia risposta è un sì, ma con dei correttivi. L'Unione Europea più che un'opportunità è una necessità per tutti noi e chi la usa come capro espiatorio fa torto alle persone. L'Unione Europea è la nostra casa comune. Per questo ho posto il tema federale al centro della mia attività istituzionale, ha detto la Presidente della Camera, Laura Boldrini, aprendo il dibattito del quarto Strategy Council dell'OIT. Allora ci vuole più Europa, non meno Europa. Ci vuole un'Europa che sia attenta all'impatto sociale delle misure economiche. Non possiamo più permetterci di lasciare milioni di persone al proprio destino. Ci vuole più crescita, politiche mirate alla crescita e all'occupazione. Sono indispensabili e non rinviabili. E poi, e poi abbiamo anche detto che noi siamo disposti a condividere sovranità in tutti quegli ambiti in cui i singoli Stati non riescono a dare risposte adeguate. Condivisione di sovranità non ci deve far paura, ci deve incoraggiare ad andare avanti. E come ultimo punto, abbiamo detto unione federale di Stati. Unione federale di Stati, guardate, è qualcosa che a me fa pensare al grande sogno di Altiero Spinelli, gli Stati Uniti d'Europa. Ci troviamo di fronte a tante sfide, dalla disoccupazione all'aumento della diseguaglianza, ha continuato la Presidente, e di fronte a queste è l'Unione che fa la forza, altrimenti la disgregazione farebbe di noi dei piccoli Stati destinati a sparire nella sfera globale. Quindi io rispondo a chi sostiene questo dicendo che è totalmente autolesionista. È autolesionista propinare la ricetta nazionalista, sovranista, è totalmente fuori dai tempi. È già perché ci vuole un certo coraggio a proporre una ricetta dell'Ottocento di questi tempi, la ricetta protezionistica, autarchica. Cioè, ma come si può ingannare così l'opinione pubblica? Come si può anche assumersi una responsabilità così grande? La ricetta per la Presidente Boldrini è un'Europa che abbia la tripla A sociale, non solo finanziaria. Ecco, e con questa tripla A sociale noi potremmo dare dei segnali molto importanti. Potremmo fare in modo di inserire un sussidio di disoccupazione europeo, un reddito minimo di dignità europeo. Voi immaginatevi con queste due misure come cambierebbe la percezione delle persone. Rispetto all'Europa, l'Europa dei diritti non lascia nessuno indietro. Sussidio europeo per i disoccupati e reddito minimo di dignità. Un reddito minimo di dignità che dovrebbe garantire l'inclusione sociale di 120 milioni di persone a rischio povertà nel nostro continente quasi un terzo della popolazione. Parliamo di numeri agghiaccianti. Passo dopo passo manterremo gli impegni per Milano, a dirlo è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine dell'incontro con il sindaco Giuseppe Sala e tutti gli assessori. Vogliamo dare l'idea che il lavoro va avanti ha sottolineato il Premier, ricordando anche gli impegni sulla sicurezza a partire dall'operazione Strade sicure con l'utilizzo dei militari. Venerdì si riunirà dopo il Consiglio dei Ministri il Cipe e tra i progetti che varierà ci saranno due progetti che interessano Milano, il primo è che fanno parte del patto per Milano, il primo è la variante cosiddetta tricolore della linea 4 e il secondo è, nell'ambito del bando per le periferie, il progetto che riguarda eh, il quartiere eh, Adriano. Un'agenda fitta di appuntamenti. Dopo l'incontro con il sindaco Sala, il vertice con il governatore lombardo Roberto Maroni. Tra i temi della visita del Premier, che ha visitato la Fondazione Feltrinelli e gli uffici Microsoft, c'è la possibilità di trasferire a Milano gli uffici dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, che dopo la Brexit non potrà più avere sede a Londra. Non sarà una partita semplice, come tutte le partite competitive tra grandi. Eh, sistemi, grandi città, grandi metropoli, ma penso che Milano abbia le carte in regola e certamente il sistema Paese farà squadra e il Governo lavorerà ventre a terra per consentire questo risultato che sarebbe un ulteriore passo avanti nella direzione di una città, ripeto, attraente, affidabile e accogliente. Appuntamento a venerdì prossimo a Detto Sala. In programma c'è infatti una visita tecnica a Londra per mettere a punto il dossier e verificare gli spazi che servono per gli uffici. Alla visita parteciperà una delegazione del Comune con l'assessore all'urbanistica per Francesco Maran e il capo di gabinetto del sindaco Mario Vanni. Prima riunione alla Camera dei Deputati del neogruppo parlamentare di Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista. 37 i deputati 20 ex PD e 17 ex SEL sinistra italiana. Capogruppo a Montecitorio è Francesco La Forgia. A Palazzo Madama il gruppo MDP sarà costituito da 13 membri. In questi anni a sinistra si sono consumati troppi divorzi con pezzi interi della società italiana, troppi strappi. Eh, sui temi del lavoro, sui temi del sociale, sui temi della disuguaglianza che va affrontata in modo più radicale, e noi vogliamo metterci in cammino proprio con questo spirito, riallacciare i fili con pezzi interi della società italiana. Il gruppo parlamentare sarà un tassello di questa operazione, eh, faremo la nostra parte e incalzeremo il Governo su questioni rilevanti che riguardano innanzitutto la questione sociale di questo Paese livelli di impoverimento che ormai non sono più sostenibili e noi faremo questo lavoro positivamente. Dobbiamo aggredire il grande spazio politico esistente. Molte adesioni sono arrivate in queste ore. La forza dei nostri gruppi parlamentari è uno dei punti di partenza. Dobbiamo costruire insieme il progetto politico da far vivere fuori nel Paese, ha detto a quanto si apprende Roberto Speranza aprendo la prima riunione dei deputati del gruppo. Una scissione che per molti indebolirà la maggioranza di governo. Il governo Gentiloni non perde un solo numero dell'attuale maggioranza. Semmai noi entreremo in una dialettica positiva col governo Gentiloni e lo sfideremo persino ad allargare il perimetro di questa maggioranza, per cui non c'è un timore di instabilità, semmai c'è una sfida positiva per questo governo per allargare il perimetro della maggioranza naturalmente su punti qualificanti. E noi pensiamo ad esempio che tutto, tutto il tema del lavoro, della precarietà debba essere affrontato in modo radicale. Chiediamo ad esempio di dire subito la data del refer dei referendum sociali, che per noi sono eh, rilevanti, eh, chiediamo un impegno vero per la lotta alle povertà, alle disuguaglianze. Eh, quindi non c'è nessun timore di questo genere, anche perché noi vogliamo che questa nuova esperienza politica abbia innanzitutto una cifra, che è quella non dell'avventura, ma del, del fatto di mettere il paese eh, prima di tutto e innanzi a tutto. Questo deve essere lo spirito. Il paese prima di tutto, dopo una lunga stagione nella quale questo paese è stato ostaggio delle nevrosi di alcune leadership, soprattutto nel centro-sinistra, eh, e quindi noi dobbiamo tirarci fuori da questa condizione, eh, dobbiamo rimettere il paese in cammino e quindi, in questo senso, non ci sarà un problema di instabilità. Ma la stabilità sarà ulteriormente rafforzata dalle prove che avremo davanti e dal fatto che Gentiloni e il suo governo possano mettere in campo questioni e costruire un'agenda sociale insieme a noi che affronti le grandi questioni del Paese. Si tratta di un progetto risalente al 2005 e che avrebbe dovuto portare ad uno degli impianti da utilizzare per i mondiali di nuoto nel 2009. Annunciata dall'allora sindaco Veltroni, l'opera aveva un costo iniziale di 60 milioni di euro e sarebbe dovuta essere completata nel 2008. Ma già nel 2006, ad una presentazione del progetto da parte dell'autore, l'architetto spagnolo Santiago Calatrava, l'importo dei lavori risulta raddoppiato, per poi arrivare alla cifra Mons di 260 milioni a fine 2006. Da notare che la gestione dei fondi del progetto viene delegata alla Protezione Civile, guidata al tempo da Guido Bertolaso, che a sua volta affida l'amministrazione dei capitali ad Angelo Balducci, il funzionario pubblico al centro di diverse vicende giudiziarie per il reato di corruzione nella gestione di alcune grandi opere. Cominciano così i lavori e la società che dovrà eseguirli appartiene alla Galassia del Gruppo Caltagirone. La città non viene completata ed i costi continuano a levitare. Nel 2009 si arriverà all'astronomica cifra di oltre 607 milioni di euro, comprensivo di tutto, ma di cui mancherà ovviamente gran parte della copertura. Intanto nel 2009 si svolgono i mondiali di nuoto a Roma e chiaramente l'impianto non può essere utilizzato. Lo stesso anno si fermano i lavori del cantiere, essendo finiti i soldi e non avendo idea nessuno di dove trovare le ingenti somme ulteriori necessarie. Nel 2011 il cantiere viene riaperto con la prospettiva di utilizzare l'opera per le Olimpiadi del 2020, a cui Roma si era in un primo momento candidata, ma poi definitivamente chiuso a giugno dello stesso anno con il preventivo totale arrivato alla cifra assurda di 660 milioni. È la carta che rispunta ciclicamente dal cilindro alla vigilia delle battaglie più importanti. L'aveva tirata fuori quando, nei panni del rottamatore, andò alla conquista del comune di Firenze. Lo fece di nuovo alle primarie del 2012, quando sfidò Pierluigi Bersani per la leadership del centro-sinistra. Poi ancora nel febbraio 2014, presentando il suo nuovo governo. È successo ancora questa settimana con la partita del congresso alle porte ed il tentativo di fare proprie le armi dell'avversario. Dalla California Matteo Renzi torna a rilanciare la scommessa sulle energie alternative e sulla sostenibilità ambientale, i temi sui quali Michele Emiliano, suo principale sfidante alle prossime primarie del PD, ha costruito la propria figura politica e la propria ascesa nel partito. Il suo esecutivo verrà ricordato per le trivellazioni più facili nel Mediterraneo, il calo degli investimenti sul fotovoltaico, le mosse del MEF per non far pagare limo alle piattaforme petrolifere, gli annunci per il Green Act mai arrivati. Ma ora l'obiettivo, prettamente politico, è quello di spuntare le armi del suo avversario Michele Emiliano. Il 12 settembre 2014 il governo aveva varato il decreto Sblocca Italia, che toglieva alle regioni e dava a Roma il potere di rilasciare le autorizzazioni per le nuove attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi nel Mediterraneo. Immediatamente la Puglia, guidata da Michele Emiliano, si metteva a capo di una cordata formata da Basilicata, Marche, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, oltre a Greenpeace, Legambiente e WWF Italia, che chiedeva ed otteneva, dopo un lungo braccio di ferro, il referendum abrogativo. Il 20 marzo 2016, a meno di un mese dal voto del 17 aprile, Renzi chiariva ufficialmente la linea del partito. La segreteria del PD è per l'astenzione. Ulteriore conferma della posizione di Matteo sugli idrocarburi era arrivata il 1 giugno 2016, giorno in cui il Ministero dell'Economia era intervenuto stabilendo che per le piattaforme di trivellazione le compagnie non dovessero pagare i muettasi. La motivazione? Quel tipo di impianti non è inventariato dal Catasto, ma dall'Istituto Idrografico della Marina. Provvedimenti che non si inseriscono in una strategia energetica nazionale che il governo Renzi non ha mai varato. Al di là degli annunci, il lavoro dell'esecutivo in questo senso sta tutto in una risoluzione approvata in commissione ambiente al Senato il 16 febbraio, in cui si consegna al Governo una serie di impegni: l'ennesimo libro dei sogni. al centro del dibattito politico il tema dell'eutanasia dopo la drammatica fine di DJ Fabo che ha scelto di morire in Svizzera. 39 anni, tetraplegico e cieco dall'estate del 2014 per un incidente stradale, ha chiuso gli occhi per sempre in Svizzera dove era arrivato per il suicidio assistito con Marco Cappato dell'associazione Coscioni che ha dato l'annuncio su Twitter. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un paese che non è il suo. Stamattina le ultime parole in un post. Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l'aiuto del mio Stato. Poi il grazie fino alla morte, accappato per avermi sollevato da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Il caso di DJ Fabo però non è isolato. Sono 117 gli italiani che dal 2015 hanno scelto le cliniche elvetiche per sottoporsi ai test medici e psicologici che danno il via libera all'iter dell'eutanasia. Regolamentare l'eutanasia per permettere a ciascun individuo di essere libero di scegliere fino alla fine. E' questa è la richiesta che da oltre dieci anni ha unito tantissimi casi diventati veri e propri emblemi, da Pier Giorgio Welby a Eliana Englaro, passando per Giovanni Nuvoli, Varter Piludu e Dino Bettamin. I nostri iscritti su questo tema hanno votato e sono d'accordo. Abbiamo chiesto la calendarizzazione in aula di questa proposta. Ma io non voglio neanche dire che dobbiamo calendarizzare il prima possibile. La verità è che non esiste più un Parlamento in questo momento. Qui si sta soltanto aspettando la pensione a settembre e le prossime elezioni sperando di riguadagnarsi un posto in lista. Non ho nessun problema a dire questa cosa qua. Qui non c'è più un Parlamento che sta lavorando, c'è cioè un Parlamento che rinvia, rinvia, rinvia e probabilmente non sarà capace di fare nient'altro che sostenere le solite porcate come quella per le banche o come bloccare proposte. Per eliminare i privilegi. Grande rispetto per, per la sua scelta. Voglio solo dire di fronte a questa notizia che è una vergogna l'ennesimo rinvio della discussione sulla legge sul Biotestamento e che mi vergogno di essere un cittadino di questo Paese e un parlamentare di questo Paese, incapace di garantire la dignità a chi decide anche in una forma così estrema di autodeterminare la propria vita, anche nell'ultimo momento. Mi vergogno. Una volontà, quella di porre fine con dignità alla propria vita ormai devastata dalla malattia, che però richiederebbe la regolamentazione di una legge che, nonostante le numerosissime battaglie, ancora non c'è.